Questo lavoro promosso dall'ANPI di Mira è stato realizzato dai ragazzi delle scuole elementari di Mira e Doro. Contiene l'insieme delle regole più importanti della vita dei cittadini italiani e si chiama Costituzione. Quell'insieme di diritti e doveri che ogni individuo che vive nel nostro paese è tenuto a rispettare. La Costituzione è andata in vigore nel gennaio del 1948, dopo l'ultima tragica guerra, ed è stata scritta da un gruppo di persone chiamato i Padri Costituenti, che hanno amato l'Italia e che hanno combattuto prima e lavorato poi affinché tutti gli italiani potessero vivere in pace, fossero rispettosi gli uni degli altri, senza che alcuno venisse discriminato per razza, religione, sesso, opinioni politiche e che per ciascuno vi fossero le stesse opportunità. È stata scritta con la precisa volontà di dare un solido e ordinato futuro alle nuove generazioni, che non dovranno mai dimenticare che fra quelle righe sono rimaste tracce di sudore e sangue, dove risuonano le grida per le torture, le lacrime per le repressioni, le ingiustizie e i soprusi. È molto importante che voi bambini, aiutati dagli insegnanti e dai genitori, impariate queste regole. Vi aiuteranno a vivere meglio e a costruirvi un futuro con maggiore consapevolezza dei diritti, dei doveri di ciascun cittadino di oggi e di domani. Così la nostra Italia potrà contare sempre sul vostro amore e sulla solidarietà che saprete avere nei confronti di tutti i vostri concittadini, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro religione, dal loro sesso. Benvenuti, a voi mi presento. Sono il documento, il monumento dell'Italia unita, da 20 anni di violenza uscita. E dalla guerra lacera e ferita che ha iniziato con me una nuova vita. Vi ho visti nascere e ho vegliato accanto ogni neonato. La ninna nanna della libertà vi ho cantato e raccontato. La lotta e la speranza di nonni e nonne erano giovani, uomini e donne. Vi ho aperto gli occhi con le mie parole più belle, colorate farfalle. Uguaglianza, diritto, libertà, pace, giustizia, dignità. E ora che siete cresciuti, ora che è spiga il seme, parliamo insieme. Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche, di gioco, piene di domani. Vi aiuterò a capire quello che voglio dire, ma c'è chi non vuol sentire. Per questo ho bisogno di voi, della vostra intelligenza e del coraggio. Accompagnatemi nel mio viaggio tra le persone, bussiamo a ogni portone.